Ma buongiorno ragazze e ragazze, oggi siamo a Montebelluna, luogo dove si situa la fabbrica di Nike, dove vengono costruite le scarpe da calcio dei professionisti. In questo caso tra le mani ho le nuove scarpe da calcio Nike Tempo Made in Italy di Virgil van Dijk e andiamo a scoprire come vengono fabbricate. Andiamo! La nuova Nike Tempo Legend Made in Italy è un'edizione speciale che prende ispirazione dalle Nike Tempo indossate da Pirlo durante il mondiale vinto dagli azzurri nel 2006. La nuova Tempo presentata da Nike ripropone un'estetica molto simile, una pelle naturale denominata Allegria Leather, ma soprattutto una produzione avvenuta manualmente qui a Montebelluna. Nike ci ha brindato l'occasione di conoscere e poter parlare con Odinga Nimako, Product Line Manager di Nike e designer della Tempo Made in Italy che indosseranno giocatori come Tonali, Van Dijk o Marco Llorente. So, from a color perspective, we took inspiration of the Air Legend of 2006. Pirlo, one of our biggest Tempo icons, obviously wore this. As you might know, in 2006, all the Nike players who were playing for their country had the boots in their country colors. And obviously, Italy won the World Cup, and that was one of the reasons why we took this. So when it comes to the Italian craftsmanship, we sourced the finest leather that we call Allegria leather for this boot. And we've used it only a few other times in the history of Nike. On our boots. So this is the softest leather you can find, and we really used it untreated, so it hasn't been colored or anything, because anything you will do to the leather to color it or so will take away the softness. So that is why it's not like pure white like this, but it's actually more a bit of gray because it's like untreated. The leather is the biggest hero on the boot, so the leather is so extremely important. It's the softest leather we can find, so people who love Tempo and who love leather boots, obviously they will pick up on it immediately and see the craftsmanship all throughout. This is like a 3D print on top of this, and this is lasered. So we didn't want to do the 3D print because it would go against the integrity of the leather. But with the laser, you still keep the softness of the leather, and we continue to maintain the softness of the leather throughout the entire boot. So that's also, and it's a bit of something extra we give this consumer who buys this compared to like the inline Tempo. We want our athletes and our consumers to immediately see quality just by looking at it before they even touch it. If they see it somewhere in the store and they look at it, they know it's quality. And they also, it looks appealing to them. We know the chrome will wear off, but that's one of the reasons why we put the chrome there, also to have some point of like that, of wow, that attracts them to it, not next to the, obviously, all the craftsmanship that's going on here, but something that really kind of draws their attention. So the look is super important. Una volta aver ottenuto la massima informazione sulla nuova scarpetta Nike, siamo finalmente entrati nel paradiso delle scarpe da calcio. Oggi andremo a costruire le scarpe da calcio di Virgil van Dijk e quindi guardiamo tutti i pezzi che compongono la nuova Nike Tempo Made in Italy. Una volta aver selezionato tutti questi pezzi, andremo a costruire la scarpa da calcio. Il processo di produzione di una scarpa da calcio nella fabbrica di Montebelluna è completamente diverso dal resto di fabbriche Nike. Qui si studia in profondità ogni esigenza richiesta dal giocatore ed è proprio per questo che, prima di iniziare con la produzione della scarpa, gli operai della fabbrica elaborano un documento contenente tutte le necessità del giocatore e i cambi da dover apportare alla scarpa da calcio. Una volta aver inserito la tomaia nell'orma del piede del giocatore, questa viene sottoposta a vari processi di pressurizzazione, passando per diverse macchine col fine di raggiungere la forma desiderata. Dopo aver eliminato gli elementi in eccesso, arriva il momento di incollare la suola alla scarpa, facendola poi passare attraverso un tunnel con temperature molto basse. Successivamente non resta che controllare che sia tutto nel posto giusto, se necessario personalizzare la scarpetta con bandiere o date particolari e infine spedire la scarpa al giocatore in questione. Allora Virgil, bello mio, come stai? Tutto bene? Sì, guardo qui le tue scarpe da calcio già finite, quindi te le vengo a portare. Domani pomeriggio? Vai, perfetto, domani pomeriggio. Ebbene sì ragazzi, questa era un'intera giornata nella fabbrica Nike di Montebelluna. Abbiamo scoperto come vengono fabbricate le scarpe da calcio ai professionisti, quindi non mi resta che portargliele a Virgil van Dijk.